Arte concettuale, a cura di Paola Campanella. Dal 1967, in aperta opposizione all'atteggiamento che vedeva la produzione artistica considerata come una merce, si fece strada in ambito internazionale una nuova tendenza, che prendendo il nome di arte concettuale tendeva ad affermare il valore dell'idea come prevalente sul prodotto e quindi l'importanza del processo mentale nella realizzazione di un'opera d'arte. Obiettivo principale è il volere liberare l'arte dall'atavico legame all'oggetto. Nell'arte concettuale le idee espresse nel procedimento creativo superano le tradizionali trame di carattere estetico, per cui tecniche, materiali e azioni si adeguano per realizzare opere che a volte si manifestano in qualità di veri e propri eventi, performance o installazioni. Con l'arte concettuale si può dire si comincia ad attuare una dematerializzazione delle opere, che comunque non condurrà quasi mai alla totale cancellazione del visibile, poiché l'arte concettuale non vorrà mai sostituire il linguaggio dell'arte con quello della parola. Ma cerchiamo adesso di rintracciare la nascita di questo interessantissimo percorso artistico. Gillo Dorfles la definisce corrente squisitamente mentale, di ricerca intellettuale, sicché anche alcune forme in cui l'elemento percettivo è particolarmente evidente danno più peso alla ricerca dei meccanismi messi in moto dall'impatto percettivo che alla realizzazione fattuale degli stessi. Sebbene Hewitt Flint del gruppo Fluxus avesse designato i suoi pezzi di performance concept art già nel 1961, il termine arte concettuale iniziò ad essere definita una vera e propria forma d'arte grazie ad un articolo pubblicato da Sol Lewitt nel 1967. Sol Lewitt stilava infatti i suoi paragrafi sull'arte concettuale, che è uno dei testi di fondazione dell'arte concettuale, dove affermava in sostanza che per lui l'atto qualificante dell'artisticità fosse l'idea e la fase progettuale dell'opera, mentre invece l'esecuzione poteva essere anche delegata ad altri. Risale al 1965 l'opera Una e tre sedie del teorico e artista statunitense Joseph Kossuth. La serie, intitolata One on Three, presenta un oggetto realmente esposto, la sua rappresentazione fotografica e la sua definizione, tratta da un dizionario. Così facendo, l'artista tenta di promuovere una riflessione sul linguaggio, l'oggetto e la sua immagine. Kossuth è tuttavia famoso anche per i suoi neon colorati. I precedenti di questo atteggiamento si erano già palesati nelle opere di Magritte. Ceci n'est pas une pipe del 1929 ne è un esempio, anche se possiamo vedere simili intuizioni nelle opere di Duchamp. Il fenomeno che tende alla dissacrazione dell'oggetto artistico nei famosissimi ready-made duchampiani si pone infatti come una delle prime operazioni di arte concettuale. Precursori di tale atteggiamento si possono anche considerare Manzoni e Yves Klein. Manzoni, con la vendita di escrementi d'autore, sigla senza dubbio un'operazione di carattere concettuale. Nell'ambito del concettuale si inserisce anche l'originale richiesta che nel 1953 Rauschenberg porrà a De Kooning, quella di realizzare un disegno per poi cancellarlo ed esporre successivamente il foglio vuoto in galleria. Anche l'artista concettuale Mel Bochner, che realizza la sua ricerca sotto lo slogan di Language is not transparent, studierà le relazioni tra la linguistica e la sua rappresentazione visuale, sviluppando un tipo di arte che ci induce a osservare, ma soprattutto a pensare.
questo gruppo di artisti britannici, nel 1968 ha iniziato a praticare un'arte basata sulla discussione filosofica e sulla didattica. Si ricorda la mostra allestita in occasione di Documenta 5, in cui esposero dei veri e propri archivi contenenti gli indici degli articoli che pubblicavano sulla loro rivista. In questo contesto il pubblico, attraverso un diretto intervento, cioè la consultazione degli archivi, faceva di fatto estendere la riflessione sull'arte a pratica di per sé stessa artistica. Altro artista è Roman Opalka, che dal 1965 mette in atto un intervento artistico di stampo concettuale che riguarda il dipingere una numerazione da 1 verso l'infinito su una tela, iniziando dallo sfondo nero, avendo come obiettivo di arrivare a presentare numeri bianchi su tela bianca. L'idea è terminare l'opera in coincidenza con la propria morte. L'artista Mario Ceroli, precursore dell'arte povera, utilizza prevalentemente il legno grezzo, assemblando tavole non lavorate, ruvide. È famoso per le sagome con le quali ha creato opere scenografiche che mirano a generare una sorta di teatro del disturbo, come è stato definito. Altre interessanti opere concettuali sono quelle del francese Ben Wuthier, che traccia aforismi in bianco su di uno sfondo nero. Altri artisti di questa tendenza e delle sue diverse derivazioni sono Emilio Isgro, che si è mosso nell'ambito del grafico concettuale e ha prodotto opere visivo-verbali in forma di poesie visive. Altri nomi afferenti alla corrente concettuale sono Gina Pane, Pistoletto, Joseph Beuys. Alighiero Boetti, artista italiano scomparso nel 1994, ha prodotto una grande varietà di tipologie di opere, dove tende a mettere in discussione il ruolo tradizionale dell'artista, ponendo interrogativi sui concetti di serialità, ripetitività e paternità dell'opera d'arte. In Italia anche Vincenzo Agnetti tende a realizzare opere che vogliono esprimere un senso di vuoto tipico della società contemporanea. Come già accennato, va ricondotta nell'ambito del concettuale anche l'arte cosiddetta povera. L'arte povera raccoglie artisti di varia formazione. La scelta del nome si collega alla frequenza nell'utilizzare materiali umili, privi, come carta, stoffa, paglia, terra o legno, ma anche frammenti di materiali comunque prelevati dal quotidiano. Giuseppe Penone, esponente dell'arte povera, ha utilizzato per le sue opere minimaliste materiali naturali, antiartistici, ricavati soprattutto dal mondo vegetale. Le sue creazioni, a volte si tratta di semplici pietre o alberi tagliati, sono per lui strutture scultoree perfette. L'artista, ad esempio, afferma di considerare l'albero non sotto un punto di vista simbolico, ma sotto un punto di vista reale e anche di materia. Sempre nell'ambito dell'arte povera, gli igloo di Merz sono spesso da intendersi come precise metafore della provvisorietà dell'essere umano. Diventano, attraverso un processo di astrazione, veri e propri spazi concettuali. Riconducibili alle abitazioni primordiali, essenziali, vogliono ricondurre all'idea stessa della casa primitiva, come rifugio per l'anima. A cavallo tra il 1960 e il 1970 nasce e cresce il fenomeno Land Art, da tematiche concettualiste che in Italia prendono una declinazione poverista. Strumento e soggetto dell'opera è il territorio, sono letteralmente messi in discussione i tradizionali spazi espositivi. Si connota come un'esperienza soprattutto anglosassone, anche se vi aderiranno molti artisti americani. Per la prima volta con la Land Art si agisce sulla natura senza tentare di rappresentarla. Tali operazioni investono ampie porzioni di territorio e consistono in azioni come una valle attraversata da grandissimi teli colorati. La Land Art si pone da subito come un tentativo di portare all'attenzione sia l'atteggiamento di chi acquista opere d'arte più per investimento che per apprezzamento dei loro contenuti artistici, sia l'alterato rapporto uomo-natura.
Per questo motivo viene definita a volte anche arte ecologica. Ci si chiede se davvero questa forma d'arte che si propone come innovativa non abbia avuto precedenti nella storia dell'arte. Nel trattare di land art, Gillo Dorfles osserva: c'erano già i giardini di sabbia zen, giardini di muschio e gli stessi ikebana giapponesi, che facevano di queste attività naturali una forma d'arte a sé stante. C'erano i cimiteri svedesi con i loro recinti di ghiaia rastrellata di segni geometrici, e c'erano le infinite varietà di parchi all'italiana, all'inglese. Ma la particolarità della land art è stata quella di un intervento sulla natura e nella natura, non a scopo edonistico ed ornamentale, ma per quello che potremmo definire una presa di coscienza dell'intervento dell'uomo su elementi che presentano un ordine naturale e che da tale intervento sono sconvolti e incrinati. In tal senso, oggi, che prepotentemente di fronte agli squilibri territoriali che si presentano sempre più spesso ai nostri occhi, il messaggio della land art è attuale. E sta a noi coglierlo e modificare quell'indifferenza verso le trasformazioni territoriali che in molti angoli del mondo continuano a perpetrarsi senza regole. La body art, che temporalmente si colloca all'inizio del 1970, è una tra le più controverse e dibattute esperienze artistiche contemporanee. Rientra anch'essa nell'ambito del concettuale. Per la prima volta si dichiara protagonista dell'opera il corpo dell'autore stesso, che interviene su di sé, a volte con azioni che possono essere ritenute anche discutibili. Più che opere, si realizzano delle performance, esibizioni in forma di teatro, dove i movimenti assumono un particolare significato in relazione all'atto artistico che si vuole comunicare. Il termine performance abbraccia tutte le esperienze che hanno a che vedere con l'azione fisica del soggetto, non necessariamente finalizzata alla realizzazione di un prodotto finale. Tali performance sono riprese in diretta da una televisione a circuito chiuso che diventa il mezzo per concretizzare l'opera in un video. Oggi ci sono naturalmente altri mezzi di ripresa molto più contemporanei. Della body art fanno parte anche quelle azioni volte a modificare, anche con interventi di chirurgia plastica, le parti del corpo del soggetto proponente. Quello che sconcerta infatti è che il corpo diventi materia sul quale operare artisticamente. L'azione diviene il pretesto per denunciare l'inopportunità delle convenzioni sociali e le inibizioni ancora presenti nell'uomo. Personalità di spicco di questo genere artistico sono Orlan, Gina Pane, Acconci, Marina Abramovic. Marina Abramovic conduce una ricerca molto personale dei limiti fisici e del potenziale mentale, arrivando al completo controllo del proprio corpo e della propria mente. Vito Acconci è scomparso nel 2017. Ha realizzato opere basate sui gesti, che per quanto potevano apparire stravaganti, in realtà non erano a suo avviso né spettacolari né straordinari. Al contrario, erano fortemente collegati alla dimensione istintuale animalesca dell'uomo. In marchi Acconci arrivò addirittura a mordersi fino a imprimere il segno dei suoi denti sulla sua pelle. Ma Vito Acconci ci ha regalato anche una straordinaria creazione architettonica: l'isola sul fiume Mur, a Graz. Il fiume Mur separa di fatto la città. L'architettura, chiamata l'isola, si origina da uno studio fatto per assecondare un'esigenza dell'amministrazione di Graz di realizzare qualcosa che servisse a connettere le due rive opposte del fiume e contemporaneamente il fiume stesso al contesto urbano. Lo studio Acconci intuì che si poteva realizzare una sorta di collegamento utilizzando un organismo articolato, organico, fatto di volumi nuvole che si avviluppavano. In una sua intervista, Acconci ha dichiarato: «Mi sono spinto verso l'architettura perché essa è l'arte della vita quotidiana. Ognuno di noi ha una consapevolezza architettonica pure inconscia,
e anche se la si conosce bene perché se ne è oppressi, essa rimane tuttavia un'arte che si apprende attraverso il vivere quotidiano.